si è aperto sulle note della Rhapsody in Blu di Gershwin, una serata di solidarietà che sarà ricordata davvero a lungo. Molti sono stati i tranesi presenti alla sala congressi del Nikolaus Hotel a Bari, gremita in ogni ordine di posto per assistere al concerto Musica per Amare, tenutosi lo scorso 13 gennaio ed organizzato dalla cooperativa sociale Dinamica Onlus per celebrare i suoi 20 anni fondativi. La serata barese ha ancora una volta dimostrato che il bene non ha un indirizzo associativo specifico e nemmeno è geograficamente collocabile, ma abita il mondo e se nel mondo metti in circolo il bene, la donazione e l'amore per gli altri, questo mondo che tutti abitiamo può diventare un posto migliore. Protagonisti musicali, il duo andriese formato da Luciana Negroponte, che si conferma top, da Savio Burchio nelle vesti di cantante, bravo anche lui, ed in quelle inedite di stile intrattenitore musicale, poi la Vito di Modugno e Friends, che colori vivaci la loro musica, tutti interpreti e musicisti che hanno dato spessore e qualità all'evento. Ed ora la parola ai protagonisti. È una bella occasione questa del ventennale. Se si guarda indietro, soddisfatta di questo percorso? Assolutamente sì. Musica per Amare è nata nel 2003 e grazie all'intuizione di una donna speciale, che stasera ringrazieremo pubblicamente, per realizzare una serie di progetti di solidarietà sociale. Oggi possiamo dire di aver cavalcato per 20 anni questa bellissima e fantastica idea musicale. Generalmente questi progetti nascono e vengono alimentati dalla passione, dalla dedizione, che va oltre ovviamente il semplice senso di volontariato. Beh, la Dinamica Onlus nasce nel 2012 grazie a un insieme di donne che hanno proprio voluto cercare di mettere a punto le loro idee in una serie di servizi per la comunità, per il benessere della persona. Se vogliamo parlare di passione, sicuramente, infatti il progetto di stasera nasce proprio da una passione personale, professionale per la musica. Io sono una musicoterapeuta e il progetto andrà a sostenere proprio la musicoterapia per bambini con disturbi specifici dell'apprendimento. Tuttavia stasera non festeggiamo solo il ventennale, ma festeggiamo anche il 25enne suo, perché lei dal 99 è impegnata nell'ambito dell'associazionismo, perché è iniziato nel 99 con l'associazione Mano a Mano. Sì, è vero, io ho iniziato nel 99 con l'associazione Mano a Mano. Qual è la bellezza che rimane incontaminata di questo suo dedicarsi agli altri? Allora, io devo richiamare a questo punto una frase della persona che l'ha creata, Musica per Amare, e diceva che la forma massima di bellezza è proprio quando si raggiunge lo stato di grazia, per cui essere grati ma allo stesso tempo regalare grazia, secondo me, racchiude il vero concetto di bellezza. Questo progetto che vi hai raccontato è un'esperienza che racconteremo in bocca al lupo, perché di gente come voi ce n'è davvero tanto bisogno. Grazie, buon anno a tutti. Dove c'è da fare qualcosa di buono, la firma di Luciana Negroponte c'è. Anche quest'anno sei qui, in questo progetto. Sì. Del resto la musicoterapia fa parte della tua vita. Da sempre. La mia missione nella didattica è che la musica e il canto, nel mio caso, portino alla liberazione dell'anima. Dove c'è qualcosa del cuore, sì, Luciana c'è sempre. Mi manca, sai, molto di...
quindi cosa ti lega a questo progetto? Qual è, diciamo, il punto di contatto? Beh, sicuramente che la musica guarisce, è la medicina dell'anima e della mente, molto spesso anche della mente. Cioè, negli spettacoli c'è un prima, sì, e poi c'è un dopo. Io sono pronta per... Ma io credo che tu non ci sia differenza. No, pronta per un nuovo... Anzi, io dopo sono più calda, quindi continueremo. Devo dire che il colore della voce, quando canti il blues, Aretha Franklin, è una cosa spettacolare. Sono felice perché io credo che la voce sia uno strumento. E quando è messo a disposizione della musica, allora davvero stiamo facendo quello che Dio vuole. Grazie Luciana, a presto. La musica per te è vita, e questo sì. Progetto di questa sera parla proprio di vita. Sì, sì, parla di vita, parla di quanto la musica aiuti a vivere meglio un po' tutte le situazioni, almeno per me è sempre stato così. Ma infatti a te si può dire tranquillamente, la musica non solo ti ha cambiato la vita, ma ti ha reso una persona migliore. Migliore, ma credo, ma soprattutto mi ha salvato da tante cose. Questo progetto a favore dei fragili hai risposto subito. Sì, sì, ecco, fare del bene, mettere a servizio il proprio talento, diciamo, al massimo. Certo, no, ma io credo che questo sia proprio il nostro compito. Comunque si canta per dare emozioni, si suona per dare emozioni. Infatti volevo domandare, la musicoterapia non è soltanto ovviamente per i fragili, è un linguaggio non verbale, certo, che arriva direttamente, certo, all'anima, certo, al cuore e suscita, certo, emozioni. Certo, certo, no, ma è certamente così, ne sono super convinto. Proprio oggi mentre venivo qui, ascoltavo la radio in auto, ho sentito una vecchia canzone degli anni Ottanta. Tu non immagini quante emozioni mi ha dato. Ed a proposito di emozioni, c'è stata una sorpresa artistica davvero inaspettata. Vito Di Modugno ha invitato sul palco suo padre Pino Di Modugno, che alla veneranda età di oltre 90 anni ha suonato per il pubblico. Una meraviglia! L'ultima mia esibizione risale al 1918, del 2018, veramente è stato il mio ultimo concerto che ho fatto. Di Modugno, ma diciamo la verità, te l'aspettavi stasera? No, ma aspettavo per niente una cosa del genere. Vito ha fatto una sorpresa che non è imprevedibile, però è stato emozionante, un pubblico caloroso, generoso e soprattutto un complesso eccezionale. Nicola Rovito, credo che questo pubblico può sorprendere qualcuno, ma sicuramente a te non ti sorprende tutto questo affetto, tutta questa attenzione, vero? Tutta questa attenzione dovuta alla forza di mia moglie, che continua ad essere tra di noi e quindi inculca in mia figlia, in me, ecco, la voglia, il coraggio soprattutto di andare avanti. So che una serata a questo dedicata a Marta, molto particolare, dedicata a Marta, ed è una serata che riguarda il bisogno di sostenere i ragazzi che hanno difficoltà per l'apprendimento. Tutto qua.
quanto è bello fare del bene. È la cosa più bella perché ti arricchisce interiormente soprattutto, ed è la cosa più bella. È un patrimonio che dovremmo ricevere tutti quanti e cercare di tramandarlo a tutti quanti. Oltre l'orgoglio c'è anche la soddisfazione. Certo, giusto. Oltre l'orgoglio di essere un padre, ecco, fortunato, che ha una figlia meravigliosa, delle figlie meravigliose che si interessano del sociale e di chi non sa molto bene tutto qua. Lucia, com'è il dopo? Sono molto 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 commossa ed emozionata per tanta gente che ha potuto sostenerci. È stata una serata che davvero si può sintetizzare con un abbraccio. Avete avuto un abbraccio davvero grande, grande, grande. Sì, l'adrenalina si sente. Penso che me la porterò addosso per tantissimi giorni. Grande serata, grande pubblico, grandi progetti, grandi artisti e grandi prospettive. Da Nicolao Sheraton Hotel è tutto, a noi tutti l'impegno di sostenere e mettere in circolo il bene.